Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Promosso Bocciato. Abbiamo rifatto il set e siamo pronti per questa nuova stagione. Anche se in realtà non è che si chiamerà Promosso Bocciato 2, sarà sempre Promosso Bocciato. Abbiamo una sorpresa però oggi. Non solo siamo a tema natalizio, abbiamo anche un nuovo libro dei Mates che da oggi è in preordine. Lo trovate su Amazon, andate e preordinatelo, perché potreste ricevere anche una sorpresa. Potremmo venire noi Mates a consegnarvelo. Non so di preciso la logistica, però succederà così. Supereroe per caso uscirà ufficialmente il 14 gennaio e anche quel giorno inizierà il tour ufficiale che faremo in giro per tutta l'Italia. Questa volta andremo dappertutto, anche in Sardegna. Signori, benvenuti! Sì! Allora, l'argomento di questo Promosso Bocciato è idee regalo davvero low budget, non costano nulla. Siamo a Natale, è finito il budget, ragazzi. Posso iniziare io? Ma no, si rompono! Vabbè, posso scartarlo come se fosse... Forza! Natale, guarda un po'! Oh, questo era effettivamente troppo. Quest'anno riproviamo gli oggetti. Cioè, perché l'anno scorso li provavamo. Sì, questo è natalizio come cosa. Con questo regalo addobbate tutta la casa in 5 minuti. Si tappate. Ma che cazzo hai comprato, Giuseppe? No, no, raga, non era così. Fammela toccare! Vedi le istruzioni! Non ci sono! Sono delle formine, Giuseppe. Questi, dove sono questi? Dove sono questi? Bocciato! Bocciatissimo. Bocciatissimo! Ti ci compri questi e invece ti arriva sta cagata. Bocciato, lo boccio anch'io. Aspetta. Quindi l'avete smontato. Bocciato! Bocciato. Raga, sapete che io sono molto appassionato di borracce e borracce. Okay. Adesso ne ho preso un'altra. Basta! Raga, proviamo. Facciamo il test. La problematica sarà quanto tempo ci vuole a riscaldarla. Va bene, ok. Vai. C'è il fumo, Giona! Come fai a testare? Assaggiami se calda, allora promosso! Promosso! Promuoviamolo, dai, non perché ha funzionato. Promosso. Ma è acqua, che schifo, bocciato. Ma cosa? L'oggetto non l'acqua! Io ho fatto ovviamente regali utili, non come Giuseppe. È mio la cantina! Primo regalo per Natale è per convivere con questi quattro... tra i deficienti è un lucchetto, qua tutti rubano tutto. Si chiama Master Lock, solo che la combinazione è un po' particolare. Sono movimenti. Ma prima cosa secondo te un joystick. In base al movimento che fai. Te lo boccio. Lo vendono chiuso, non si apre. Oggi che lo vendono chiuso. Me lo toccare. Coltellalo, bravo. Bisogna scassinare le istruzioni. È una roba di marketing, dicono, è così difficile da scassinare che anche le istruzioni devono essere difficili da trovare. Ci sei andato a scuola, fai perno. Perno, bravo! Fai perno. Fai perno. Oh, vedi che fai perno funziona. È la Bibbia, non sono le istruzioni! Non è le istruzioni, è un blocchetto di merda con la combinazione! Su. No. Destra, su. E allora giù, destra. Sbagliando! Bocciato! Prova a fare perno. Tutti. Squeeze twice. Lo apro io, guarda. Oh, squeeze e lo apri. Squeeze giù. Squeeze giù. Squeeze. Bocciato. Bocciato. Visto che d'inverno ci sono le piogge, c'è il fango, ho comprato dei coprescarpe. Però. Ma cosa hai comprato? Servono per la pioggia, così non ti sporchi le scarpe! Andiamo a provare all'esterno! No! Prima me la metti! Sono davvero brutti, però. Pensavo fossero un po' sono più davvero belli davvero piccoli, su c'è una S. Gucci Flex. Fuori. Però alza il piede adesso. Allora ragazzi, come vedete mi sono messo i preservativi per le scarpe. Perfetti, forse non la taglia adatta. Abbiamo aspettato un paio d'ore, perché vedete sta piovendo, sta piovigginando, che si riempisse un po' il secchio, c'è dentro l'acqua. Quindi ora proverò a infilarlo e vedere cosa stiamo facendo. Mi ricorda quest'estate in Sardegna. No. Okay. Mi sembrano abbastanza ok. Sono a posto. Vabbè, diciamo che comunque non piove così a cascata, quindi va bene. Promosso.
Come nuovo, no? Bello, bello sto regalo. Ok ragazzi, bisogna dire se è promosso o bocciato questo bellissimo giallo che ho comprato. Inizio io. Bocciato perché è davvero brutto sulle scarpe, sembra un preservativo. Ma è brutto, ma se tipo devi andare sulla neve ti compri gli spalletti di gomma. Se non c'hai i soldi per comprarti i spalletti di gomma. Io lo promuovo per chi non si può permettere di comprare per andare una volta all'anno sulla neve. Lo promuovo anch'io. Ha funzionato. Scusa, una cosa che funziona. È promosso, per me. Bocciato per lui, vabbè, scemo su. Il soggetto si è bocciato. Ma sei scemo! Tocca a me. Ragazzi, ho per voi un pacco! Il tavolo abbiamo dovuto cambiare dalla scorsa stagione perché a forza di tagli e botte si era rotto. Si è smontato! Devi ricomporlo. Dai, era un pezzo di regalo. Ma no, ma... ma pecora! Dai! Dai, ragazzi, ma vedo una cosa ho comprato! Doveva essere Nichiro calzino! Dai! E questi sono i calzini! Questo è il regalo per Sasha! Wasabi, salsa di soia. Il calzino, è il Nichiro calzino! Questo è un bel regalo, davvero! Proviamo i calzini, vedi se funzionano! Sono calzini, come fa a funzionare? Cosa dici? Non hai detto che lo avresti regalato, lo stai rompendo! È un calzino salmone, non l'avevi detto! Ma raga, ma è bellissimo dentro! Su, rileccami un altro, cioè. Ma che schifo! Così metti i calzini, poi metti i preservativi delle scarpe sopra e giri in calzini anche quando piove. Hanno inventato le Vibram, comunque. È carino. Promosso, perché è l'unico vero regalo fino ad ora. Per regalare un paio di calzini è sicuramente un'idea simpatica. Quindi io lo promuovo. Promosso, bocciato? Promosso. Promosso, bocciato? Sì, è carino, promosso. I calzini? Promosso. Questo invece, ragazzi, è il regalo che chiunque vorrebbe. È spopolata la moda. Nutella biscuits. Non ci sono nei supermercati? E li fai da solo! E lo stampino per fare le forme dei biscotti. Ho capito, bisogna anche dell'impasto. E ce lo abbiamo, perché il nostro impasto è qui! Ho preparato per voi, infatti, un forno elettrico, l'impasto per i biscotti, la crema spalmabile alle nocciole, un po' da biscotti, perché adesso andremo a fare le formine. Prenderemo un po' del nostro impasto. Sporchiamo pure la roccia. Ok, abbiamo appiattito il recipiente. Prima premi. Prima premi! E mi vedi che mi infarina tutto? Ok, bravo. Allora, questo fa cagare, lo rifai. Non si fanno così, non vorrei dire, ma non c'ha niente di Natale. Ma non è un alberello di Natale, devi farlo più piatto. Ma sì, poi sta roba sta con la pasta frolla, mi avete dato la pasta per la pizza. Esatto. Ma non può andare. Un po' di pomodoro ce l'abbiamo. Aspetta, aspetta. Qualcosa, ma siete sicuri? 30 minuti, così. Vai. Raga, ma puzza. Io nel mentre, sì, ragazzi, mi stavo divertendo. Signori, Sasha ha creato un'opera d'arte. Merry Christmas. Oh, io. Tanta neve. Fumo, oh. Perché c'è il fumo? Perché è un forno. Ma il biscotto sbaglio. Oh, si sta evolvendo. Raga, secondo me esplode. È lì, eh? Ma dal pieno. Sapevo che c'erano. Sono altre formine. C'è pure l'omino di neve. Quanto è buona sta mostrella di bufala. Vado? Vai. È proprio low budget questa seconda versione del promosso bocciato. Questo è buono. Questo? Ma non c'è l'alberello sopra, c'è il campo. Lo cuciniamo tutto l'impasto? È un panino fresco fresco. È l'alberello però. Sembrano quei video... Sembrano quei video che fanno tutto mini per le bambole. Sì, ma dov'è l'alberello? Non c'è. Non c'è l'alberello. Me ne fai uno? No? Dov'è il Natale su questa pizzetta? Sforno tutto. Oh, che sei carino. Questi biscottini. È promosso? È promosso? Simulato, sto mangiando la crema alla nocciola, per me è promosso. Beh, l'avrei bocciato, ma perché abbiamo fatto una cagata. E qualcuno la sa usare. È un bel regalo. È rotto questo, siamo rotti posso noi. Posso farti i biscotti senza noi. Pasta frolla? Della pasta e la pizza ti faccio le focaccine. Troveremo del promosso anche qua dentro? Chi lo sa? Mi piace la scatola? Oh, lo sto guardando. Beh, mi sembreranno... delle mutande, ma mutande non sono. Serve per non russare. Te lo puoi fare un bel regalo al maritino che russa? O lo mette come cazzo si muove? Oh no. Cioè, Hannibal Lecter? Così? Quello secondo me va sul mento. Fatta apposta per il mento. No, ah, le orecchie. Raga, Hannibal Lecter! Ok, magari è un russo, però non dormo neanche tanto bene. Presidente! Presidente! Cade un topo! È una tortura! Ma io ero rosso! Voglio più provare! Aia, raga, mi fa male il naso! Ma non rosso! Non è che non russi, non respiri! Aia il naso! Secondo me non va indossato così. Fra, c'è Nemo! Vedo sott'acqua!
Vi faccio vedere come si indossa, raga. Ti ho detto che era il mento. Io l'ho detto che era il mento. Perché ti chiude la bocca. Bocciato! Sento, cosa ne sai se è bocciato? Non hai ancora dormito. Allora, io non so se è russo, mi sa di no. Non lo comprerei mai per me, non lo comprerei mai per un altro, perché regalare a uno che è russo un oggetto del genere è quasi un insulto. Fa bene la dieta. Blocca a mangiare. Ma okay. Vabbè, bocciato! Sembra che sei rifatto le labbra. Ti hai fatto i. Lo bocciamo ovviamente, bocciatissimo! Bocciato! Bocciato, guarda. Il prossimo oggetto, ragazzi, dobbiamo andare outdoor. È un oggetto che si attacca alle biciclette. Mantiene l'ombrello, lo attacchi al manubrio e qua dentro ci infili l'ombrello. Genio, proviamo. Bocciato! Sei carino. Ragà, raga! E ti telefono casa. Alla prossima, raga. Finisco nel naviglio. Vabbè, dai, anche per me è promosso, ci sta. Lo muoviamolo, no. Messi, comunque anche per le persone un po' più alte, va bene. Adesso, ciao belli! Ciao belli! Belli. Prima classe! A posto, adesso vedo almeno qualcosa. Senza di quello devi fare come il tipo qua, impermeabile. Il ragazzo con l'impermeabile mi ha detto grande! Vedi, lui è promosso! L'impermeabile a te non serve. Promosso! Link in descrizione. Ragazzi, per questo video di promosso bocciato è tutto. Abbiamo mostrato un botto di regali. Alcuni erano davvero regali, altri erano comprati a caso. Delle cose per russare. Se uno gli regala una cosa perché lui russa, secondo me si offende. È come essere stupidi, è un problema solo per gli altri. Va bene, ragazzi, consigliateci nei commenti i prossimi argomenti. Oggi c'era il Natale e anche il budget. Chissà che cosa. Il budget cercate di tenerlo sempre basso. E vi ricordo, signori, da oggi il pre-order dei supereroi per caso dal 14 gennaio. Ovunque, dappertutto, e inizierà anche il nostro tour. Ciao. Ciao! Ciao!